Soffermiamoci sulla commedia, che è il genere che esploreremo quest'anno leggendo Plauto e Terenzio. Il modello di riferimento della produzione comica latina sin dai padri fondatori è la commedia greca della seconda metà del IV secolo a.C., detta anche commedia nuova per distinguerla da quella antica del V secolo. I testi della commedia nuova erano conosciuti nelle colonie della Magna Grecia grazie a compagnie itineranti. Non stupisce pertanto che Livio Andronico, Nevio ed Ennio, originari della Magna Grecia, si siano ispirati a tali modelli e in particolare alle commedie di Menandro, l'autore più rappresentativo di questo genere. La produzione comica di Menandro, nota grazie ad alcuni fortunati ritrovamenti di papiri, rispecchia il mutato contesto storico-politico dell'età ellenistica. Abbandonati i temi politici e le polemiche personali proprie della commedia del V secolo, gli autori della commedia nuova, tra cui lo stesso Menandro, si concentrarono sulla vita quotidiana degli uomini. In linea con l'individualismo dell'epoca ellenistica, invece, risulta centrale la rappresentazione delle vicende private. Questa è in genere costruita su uno schema ricorrente, in cui i due innamorati sono contrastati dai parenti o dalla sorte, ma sono destinati a riunirsi e a ritrovare l'armonia nel finale della commedia rigorosamente lieto. La commedia latina mantiene l'ambientazione greca dei modelli, compresi i nomi dei personaggi, tutti greci. Le vicende rappresentate sono dunque collocate in un ambiente diverso rispetto a quello romano. È una scelta significativa che ha una sua spiegazione sociale e antropologica. Questo tipo particolare di rappresentazione, che riscosse a Roma un successo straordinario, assunse il nome di fabula palliata dal pallium, l'abito di provenienza greca indossato dagli attori. Tra il II e il I secolo a.C. si sviluppò inoltre, anche se con minor successo, una fabula togata, che prendeva il suo nome dalla toga, l'abito tradizionale latino. Questo tipo di commedia era ambientato a Roma, aperto a tematiche romane e con personaggi dai nomi romani. Tuttavia, essa ebbe uno sviluppo assai ridotto.